Allora ragazzi, sono qui seduto di fronte a questa fantastica piscina con la vista mare, guardate che bella, possiamo anche andare a zoomare un po' la vista mare e mi trovo a pensare a quante cose siamo riusciti a creare qui a Tenerife in meno di 4 anni. Abbiamo costruito prima tutta una serie di appartamenti presi e riformati, poi abbiamo costruito tutta una serie di ville e adesso stiamo cominciando addirittura la costruzione di un hotel resort. E non dimentichiamoci la nuova sede di Liberi dal Lavoro, una finca molto 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 grande che stiamo praticamente ricostruendo da zero. E effettivamente sono tante tante cose, molte persone che mi hanno visto arrivare e mi hanno visto magari promettere mari e monti come hanno fatto tanti e hanno pensato ma sì, anche questo sarà uno dei tanti spandoni, quegli italiani che vengono qua, dicono e poi non fanno nulla. Ecco, in meno di 4 anni mi hanno visto fare tutto questo mentre loro magari sono rimasti ancora dove erano prima, addirittura negli ultimi anni con la scusa della crisi del coronavirus hanno trovato tutti un modo, un motivo per fermarsi, insomma, per dare la colpa a qualcos'altro del fatto che si fermavano. Ecco, mi hanno visto fare tutto questo e mi chiedono ma com'è possibile, come hai fatto, come è successo, e io come sempre gli dico guarda, il segreto è uno dei memi, delle leggi, delle regole che abbiamo in Liberi dal Lavoro e si chiama less is more, ovvero meno è più. Ti faccio un esempio: se tu hai un'auto che deve andare più veloce subito, immediatamente, qual è la cosa che puoi fare per farla andare più veloce? Beh, puoi togliere tutto quello che non serve. Quindi se sei da solo, togli i sedili posteriori, sedile passeggero, ruota di scorta, togli delle cose, gli togli peso e l'auto automaticamente va più veloce. La nostra mente è uguale, la nostra mente è appesantita da un sacco di cavolate che ci hanno installato nella scuola, che ci continuano a installare col telegiornale, un sacco di cose che servono solo a rallentarci, tipo c'è crisi, devi trovare un lavoro, non devi fare domande, non devi copiare, un sacco di cose che sono sbagliatissime. Anche i proverbi addirittura, la curiosità uccise il gatto, perché la curiosità da quando il mondo è mondo è quella che muove l'umanità avanti a fare sempre nuove scoperte. Ecco, eliminando tutte queste cavolate, eliminando tutti non puoi, eliminando tutti non ce la farai, allora la tua mente si concentra a pensare solo a cose utili. E è incredibile, intanto sta passando un aereo proprio qua sopra, vediamo se lo becchiamo. No, non l'abbiamo beccato. È incredibile la quantità di cose che abbiamo nella testa e che ci rallentano. Mi ricordo una storia bellissima, che c'era delle scimmie che dovevano praticamente in un'isola di scimmie dovevano arrampicarsi su un albero altissimo e tutti pensavano che non era possibile, però le scimmie più coraggiose si mettevano lì, ci provavano, ma tutti intorno continuavano a dire non è possibile, non ce la farete mai, non ce la farà mai nessuno, e così piano piano tutte le scimmie mollavano e si arrendevano, tranne una che continuò a provare fino a quando effettivamente riuscì a scalare tutto quanto l'albero. Tornata giù, la gente andava, le altre scimmie andavano lì a chiederle come hai fatto, e si accorsero che questa scimmia era sorda, quindi era riuscita a farcela semplicemente perché non ascoltava quello che dicevano gli altri. La nostra mente è esattamente fatta allo stesso modo. Se tu provassi a misurare quanto tempo passa il tuo cervello, il tuo dialogo interiore, a pensare a cose che non c'entrano niente, a obiettivi che non sono i tuoi, a farsi le pippe mentali, per esempio quando guidi o quando stai camminando sopra il pensiero, ti accorgeresti che la maggior parte del tempo il tuo cervello non lavora per te, ma si fa le pippe mentali. Una volta che tu impari a far lavorare il cervello per te, e in Liberi dal Lavoro è questo che facciamo, ecco che allora ti sembra di avere tutto il tempo del mondo, tutte le potenzialità del mondo, e 4 anni diventano un tempo lunghissimo. In più, naturalmente, anche negli team di lavoro è molto importante l'essismorizzare, cioè tu all'inizio magari fai tanti esperimenti, tante conoscenze, provi con tante persone a fare qualcosa per trovare quelle persone che sono valide, poi devi avere il coraggio di tagliare tutte quelle che non si sono dimostrate valide, senza sensi di colpa, senza nulla. Tu hai bisogno di fare questo per poter avviare i tuoi business veloci, dai quali poi beneficeranno tante 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 persone, quindi devi farlo anche per un senso di responsabilità nei confronti loro. Ecco, io quando devo lasciare qualche cosa che non funziona, cerco, piuttosto che concentrarmi su quello che lascio, concentrarmi su quello che riuscirò a creare grazie al fatto che lo lascio, e così concentrarmi sul bene che farò alle persone che ne beneficeranno. Ovviamente costruendo ville dai da lavorare a molte persone, quindi già ci sono tante persone che ne beneficiano, poi quando le venderai ci saranno quelli che le hanno comprate che ne beneficiano, l'isola ne beneficia, muovi tasse, chiaramente quando costruisci una villa paghi un sacco di tasse indirette comprando il materiale, così, e tutto questo crea delle cose fantastiche. Quindi
mi sono un po' divagato, ragazzi, anche perché è arrivato qua mio figlio, lo vedete, silenzioso, silenzioso. La regola, il segreto per fare le cose velocemente è less is more, togliere tutto quello che non serve, compreso telegiornale e Netflix.